Si è interrotto dopo 6 risultati utili consecutivi l'entusiasmante cammino del Palermo, che con la sconfitta di Picerno ha perso anche la seconda posizione in classifica. Una domenica deludente per la squadra di Giacomo Filippi, che pur dominando per larghi tratti la gara è stata punita da Reginaldo al primo errore e non è poi riuscita a risollevare le sorti del match. Una battuta d'arresto che ha permesso al Bari di allungare in classifica riportandosi a +7 dai rosanero e al Monopoli di superare il Palermo di una lunghezza. E proprio il Monopoli sarà il prossimo avversario di De Rosa e compagni, che domenica sera allo stadio Renzo Barbera avranno contemporaneamente l'occasione di riscattarsi dalla sconfitta e di riappropriarsi del secondo posto. Per farlo dovranno rinunciare a Marconi, espulso nel finale a Picerno. Domenica amara anche per il Messina di Ezio Capuano, penultimo in classifica con 12 lunghezze. I giallorossi sono entrati in un vortice di sconfitte e la luce in fondo al tunnel al momento sembra lontana. 4 i KO consecutivi, l'ultimo subito in rimonta in casa contro la Fidelis Andria per 3-2. Nonostante la scia di risultati decisamente scoraggianti, la società giallorossa avrebbe deciso di non richiamare Sullo e continuare con Capuano in panchina. Prossima giornata sarà sfida al Taranto in trasferta. Rientrano Fofana e Carillo dalla squalifica e dovrebbe rivedersi anche Morelli dopo l'infortunio. Ma è anche come? Cioè, tu hai perso con Latina 2 partite fa, perché poi ieri almeno è finita 2-3, dici dai, è stata pirotecnica quantomeno, ma hai perso con Latina senza tirare mai in porta e sei andato in conferenza stampa dicendo che è stata una super partita. Col Catanzaro e con l'Avellino, ok, sono più forti, ma stessa cosa con la Vibonese, la seconda partita di Capuano, finì 0-0 senza tiri in porta, al Franco Scoglio. Tu non puoi non tirare in porta quando sei in casa. Cioè, quindi la mia risposta è quella che ti ho dato, se non sbaglio, già lunedì scorso. Evidentemente è stato un errore. Quantomeno con Sullo c'era un'idea, un'identità, c'era un tipo di gioco totalmente diverso. Poi è ovvio che il punto è quello che hai detto tu stesso. Cioè, se non funziona con Sullo e non funziona con Capuano, che sono anche due filosofie completamente diverse, evidentemente c'è qualche altra cosa che non va e sarà la costruzione della squadra. Però sempre 4 partite al mercato mancano. Capitolo Catania. Gli Etnei sono scesi in campo sabato pomeriggio allo stadio Massimino contro il Potenza, vincendo per 2-1. A decidere la sfida è il solito Moro, che ha trascinato i suoi alla vittoria con una doppietta che l'ha portato adesso a quota 16 gol stagionali. L'attaccante, classe 2001, si conferma sempre più uomo fondamentale per la squadra guidata da Francesco Baldini, undicesima in classifica con 22 punti, e a suon di reti prova a distrarre la piazza dalle delicate vicende societarie. I numeri di questo ragazzo sono allucinanti, perché basti pensare che è il miglior capocannoniere in Serie C del Catania e devi scuriare, che aveva fatto 15 reti nella storia del Catania in Serie C. Luca Moro ne ha già fatti 16 in sole 13 partite. Sono numeri onestamente che a Catania non avevamo mai visto. È un ragazzo che farà tanta strada, il futuro è dalla sua parte. Credo onestamente che a gennaio non tornerà al Padova, probabilmente andrà in Serie B, perché sappiamo che già ci sono sirene di mercato importanti e club che hanno messo gli occhi su questo ragazzo, non a caso il Monza di Silvio Berlusconi, ma sappiamo anche che c'è il Napoli molto molto interessato sul ragazzo.